Anticipazione una vita, domenica 3 maggio 2020. Telmo riflette e intuisce che Matteo è suo figlio, non è nato dall'unione tra il dispotico e austero Edoardo e Lucia. Sinta spiega ai suoi genitori di essere ritornata a casa in quanto le è stata concessa una breve vacanza dall'Accademia. Aranta però non le crede. Inoltre è molto sospettosa, perché la ragazza ha viaggiato con così pochi libri? Genoveva chiede alle cameriere dove poter vendere un oggetto molto prezioso. Carmen poi sorprende la donna a rubare un vaso dalla casa di Samuel. Ramon si rifiuta di raccontare cos'è successo a Celia 10 anni fa. Susana è molto dura con il signor Palacios e lo invita a lasciare il quartiere. Felipe la ringrazia. Ramon, ferito, decide di partire e intende comunicarlo al più presto a suo figlio. Due guardie sorvegliano Acacias per proteggere Rosina. Giacinto e Marcelina si uniscono alla sorveglianza e il portiere, insieme a Liberto, affronta duramente gli uomini che stanno cercando la Rubio. Lucia si scusa con Telmo, ma lo prega di stare lontano da lei, in quanto è una donna sposata adesso. Poi l'Alvarado rivela ed Edoardo che l'ex sacerdote è ritornato. Tra i due nasce un acceso confronto.